behind me vedete is dietro a di me un disegno more than che ho fatto io ago. Stesso oltre 30 anni fa. It's a robot è un robot trying to che cerca di tirarsi fuori a forza da una palude, quindi di issarsi, ed è stato realizzato per la copertina della mia tesi di laurea, molto molto ambiziosa, perché all'epoca volevo risolvere il grande problema dell'intelligenza artificiale, cioè la costruzione di una macchina che diventa sempre più intelligente al punto che alla fine è più intelligente di me e io posso mettermi a riposo. Since then, we have been working on the same old topic. Abbiamo parlato sempre di questo argomento e vado dicendo sempre la stessa cosa più o meno, quella che dicevo 30 anni fa, cioè, però mi stanno ascoltando in più persone perché cammin facendo verso quell'obiettivo abbiamo messo a punto un paio di metodi di intelligenza artificiale che avete tutti quanti in tasca, gli smartphone of little computers. E che viaggiano su miliardi di piccoli computer. Quelle che vedete sono i logo delle cinque imprese of the year 2017. Mondiali Apple, Google, Microsoft, che valevano Amazon, di più and Facebook. Nel 2017, l'anno scorso. Google, in Apple, 2017 Google, Microsoft, already they Facebook e Amazon già si diceva che l'intelligenza artificiale svolge un ruolo centrale rispetto a quello che fanno and queste imprese. Back then they already e used allora like crazy the usavano come pazzi gli algoritmi di apprendimento profondo che sono stati che ho contribuito a mettere a punto nei miei laboratori di Monaco, di Baviera e della Svizzera. In particolare, something called the long short-term memory. Has anybody in this audience è stato ever individuato heard questa of the cosa long, che si chiama memory, la memoria lunga a breve termine? Qualcuno ha mai sentito dire questa espressione? Never heard of the long short-term memory. Hands up. Alzate la mano chi non ha mai sentito parlare della memoria lunga a breve termine o memoria a breve termine lunga piuttosto. I see we have a third group in this room. Vedo che in questa sala abbiamo un terzo gruppo. Quelli che sì, quelli who che didn't no, understand the question. E quelli che non hanno capito la domanda. The long short-term memory is an artificial neural network, a little bit inspired by the human brain. In your brain, you've got about 100 billion little processors, and they are called neurons. Che si chiamano and each of them is connected to 10,000 other neurons on average. Some of these neurons are input neurons, like camera. Sono come inputs delle are coming in videos, arrivano quindi degli stimoli additional inputs in form of little numbers visivi, from the microphone, altri from the tactile sotto forma sensors, dei piccoli from the pain numeri sensors, che vengono and all of that is streaming in form of little numbers into this altri dai sensori recurrent network, which has feedback connections. Del dolore e questi and each of these connections has a strength. Connessioni fra queste reti e ciascuna di queste connessioni ha una sua forza che dice this in che misura questo neurone qui influisce su quel neurone là and che rappresenta il prossimo passo. Neurons, alcuni di questi neuroni sono aperti, controllano per esempio i muscoli delle dita and o i muscoli della fonazione. All'inizio tutti questi collegamenti sono casuali. E la rete but non ne sa nulla, time, però poi, col passare del tempo, error, and lots of per prova ed errore examples, e attraverso tanti esempi di addestramento, si rafforzano alcune di queste connessioni, altre vengono indebolite, finché alla fine riescono a fare una cosa di interessante, per esempio riconoscere la parola, car, guidare una languages. Macchina. Tradurre da una lingua a un'altra lingua. The long short-term memory la is a memoria general purpose, a breve termine artificial neural network that can do that lunga very è well. Una rete neurale di funzione generale che oramai fa, porta avanti tutto il lavoro che si fa nell'intelligenza artificiale. Non è che vi possa spiegare tutti i dettagli di questa memoria nei pochi minuti che mi sono assegnati, però posso perlomeno ricordare i nomi dei geniali studenti del mio laboratorio, Sepp Hochmeister, che ha avuto delle intuizioni fondamentale già nella tesi another, di laurea. Felix Geers, un altro studente che già lavorava lab in nell'altro mio laboratorio, quello in Svizzera, il quale peraltro è stato fondato guy, da un ricco signore italiano, il signor Dalle Molle, che si è fatto ricco parts, and also producendo parti di motori e va anche
Do you know the Cynar? Il Cynar. Avete presente il Cynar? Quello. And he became rich through that, and he realized that it is easier to create a foundation for the quality of life through study of artificial intelligence in Switzerland rather than in his home country. Dalle Molle did that. And there, in Lugano, ora, a Lugano, lots lì, of the basic stuff, which is now on your smartphones, was tante then delle created cose di fondo in this che stanno nei vostri smartphone. How sono are state the big create, companies using that? Come le usano le grandi industrie? LSM is now consuming a large part of the computational resources of the world. For example, in all those Google data centers, in tutti i centri dati di Google, for inference, almost 30% of all the computational power there for inference is used for LSTM, si usa per la memoria, it is used for all the queries that are coming in when you say, okay Google, what is the shortest esempio, way to Rome Central Google, Station? It understands il percorso più breve per raggiungere la stazione termine. Every 10 milliseconds, numbers are coming in from ogni the microphone. Millisecondo entrano the dei numeretti inputs are still circling around microfono. These feedback connections. E girano, and, girano, girano lungo queste connessioni. In the beginning the network had no idea. All'inizio la rete non aveva proprio nessuna idea di che cosa fosse quella parola parlata. Poi, dopo aver ascoltato tanti esempi di parola parlata, ha imparato a riconoscere e tradurre elementi del discorso. E quindi queste frasi sono diventate poi le richieste poste ai motori it's di ricerca. Si trovano su un miliardo di iPhone, lots of additional molti computers. Più smartphone e non you so quanti computer. Non si usa soltanto per riconoscere you can also la parola, use it to translate from ma anche one per language tradurre to another. Da una lingua all'altra. Is anybody in this room qualcuno on qua Facebook? Dentro è su Facebook? Facebook? Alzate la mano. Is anybody in this room not on Facebook? E qualcuno in questa sala non è su Facebook? Alzate la mano. Again, we have a third group in abbiamo this ancora una volta un terzo gruppo. Who are already asleep, I think. Che forse già si è addormentato. It's not a shame to be on Facebook. Guardate che non è mica una vergogna you have a little button Facebook, and you click there, c'è un bottoncino and then you se lo get a translation ti dà la traduzione di un messaggio sperito, che vi ha spedito l'amica spagnola oppure l'amico tedesco. If there is such a thing. Se ne avete. And then, c'è un amico tedesco? What's cosa? Happening there? There's an LSTM, actually a double LSTM. Quindi una doppia memoria reads lunga, the letters word for word of the, parola of the per incoming parola, language, dopo and it's feeding that into del, a second LSTM, which is producing la man the output. Dentro una seconda rete, and in the beginning, the output is random. It's stupid. It has nothing to do che mette with fuori any un language, output che all'inizio è stupido, che non ha niente a che vedere con nessuna lingua umana. Però alla fine, arrivati tutti gli esempi, per esempio provenienti dal Parlamento Europeo. Who make sono all degli these translations from one language to another. And then there's a difference between the nonsense that comes out and what should have come out, which should have been the sentence in Italian. This difference is called esempio. The error, and we use questa it si chiama l'errore, to change all these connections che usiamo per modificare LSTM, tutti questi so collegamenti some of them get weaker, nella memoria get stronger, lunga, breve tempo. And finally, it understands the syntax quindi alla fine of Spanish, viene compresa così la sintassi dello spagnolo, la struttura dell'italiano and can learn to e translate la macchina stessa riesce a imparare a tradurre dall'uno all'altro. Facebook had a system that entro was doing l'anno exactly passato that, Facebook aveva un sistema che faceva esattamente questo un miliardo di volte al giorno, quello mi scuso, 4 miliardi di volte al giorno, 50.000 volte al secondo. And another 50,000 in this second. E un altro 50.000 nel secondo che è passato e altri 50.000 nel secondo che è passato. LSTM is free for all. It's a gift to mankind. No, it was sto scherzando naturalmente perché questo in è the 90s and then further gratis, improved in the 2000s. Di tutta quanta l'umanità. And it was financed by European taxpayers. Finanziata dai contribuenti and now it finally europei. Came back through, e i quali adesso si vedono ritornare il loro if you have investimenti. An Alexa at home, an Amazon se, Alexa, se avete un Alexa Amazon, then you know it speaks back to you with a female ti risponda con una voce femminile. It's not a recording non è una of a registrazione della it's voce della LSTM donna, no, no, which no. Has learned è una memoria through training lunga che ha imparato like alcuni termini voice. E sa esprimersi con una voce femminile ed è sempre nuova, quindi it's non è una vecchia registrazione. Also get the emotion right and all these little things. Cerca anche di restituire le tonalità, l'aspetto emotivo
really important in permitting the modern world, and wherever quindi, we go, a little part of us is already there. It's andiamo, in your pocket, c'è in your una piccola parte di noi. When we started with that research in the early 90s, nobody was interested. Abbiamo cominciato negli anni, nei primi anni 90, nessuno and interessava I questa I talk cosa. Mi ricordo benissimo che tenni una conferenza su queste reti neurali and it was a little bit like a, like this conference here, che era un po' come stasera, salvo il fatto che c'era un'unica persona seduta in platea. A young lady, una signora said, giovane, e io said, le dissi, signora, it's very embarrassing, è molto imbarazzante, today a quanto pare this talk io do questa you. Conferenza soltanto said, per lei, e lei mi fa, okay, but please hurry, sì d'accordo, ma si spicci, I am the next perché speaker. Io sono la prossima oratrice. Since then, we have greatly profited from the fact that every 5 years, abbiamo largamente beneficiato dal fatto che ogni 5 anni i computer si fanno 10 volte più which is meno costosi. Older than Moore's law, which is about numbers of transistors in a chip. That's a trend which has started around 1941. Il trend è stato avviato attorno al 1941 da questo signore Conrad Zuse, che ha diciamo creato il primo computer funzionante che riusciva a fare all'incirca un'unica operazione di computo elementare. A 5 anni di distanza erano divenute 10 per lo stesso prezzo. 10 anni di distanza se ne poteva fare 100 allo stesso prezzo. 30 anni dopo se ne poteva fare 1 milione di operazioni allo stesso prezzo. Oggi, quasi 80 anni di distanza, ne riusciamo a fare oltre 1 milione di miliardi di operazioni al secondo allo stesso prezzo. Ed ecco perché queste reti neurali possono essere di colpo su tutti i vostri smartphone e all these things for you then. Dovunque li usiate. This trend is questo trend, not about questa to tendenza, stop soon. Non sta per very smettere. Soon, in the not so distant future, altro. We will have a small little nel futuro non tanto remoto avremo dei piccoli apparecchi, piccoli computer we che riescono a computare yet. Tanto quanto un cervello umano. And if this trend doesn't break, se questa tendenza non si interrompe, allora ci vorranno soltanto 50 anni da adesso. And a little computational device like that, a cheap device, will be able to compute as much as all 10 billion brains of all humans on this planet combined, of all of humankind combined. Tutti noi insieme, messi insieme, and there insomma, won't be only insieme. One of these little computational e non ci sarà devices. Soltanto uno di questi dispositivi, ma ce ne saranno milioni e miliardi, quasi tutto il potere computazionale del pianeta non sarà più in cervelli biologici, ma in queste piccole macchine. Quindi tutto cambierà. These basic deep learning algorithms and artificial neural networks algorithms, they almost all come from Europe. The basic inventions on this were made in Europe, not in America. It started in 1965 when this man, Ivar Klinkl, had the first deep neural networks with many, many layers. Which creato la prima rete neurale con molti strati che in 50 years ago when quindi, computers were 50, a billion times more expensive than today 50 anni fa, and then in a neighbor state costavano molto di Union, più di oggi did that in the Ukraine, e poi was in Ucraina che faceva allora Union. Parte dell'Unione Sovietica in the neighbor state there was this Finnish guy c'era Seppo questo Linaima, finlandese Seppo Linaima che ha divisato questo metodo which is used to do what I said before, make some of these connections stronger che and some of these connections weaker to minimize, to make smaller altri, the error at the end più deboli, where the per ridurre via via l'errore and laddove esce to l'output. Make this difference between the outputs and the desired outputs to make that smaller you're using per rendere questo errore più develop, piccolo si which figures usa out for each connection inventato the complicated dal nostro system, amico finlandese how to change it such that the error becomes better. So, although riesce piano piano a migliorare il livello, quindi a ridurre l'errore. Quindi questi algoritmi di base in Europa, ma i principali profitti sono stati fatti dalle aziende che si trovano, come dire, verso il Pacifico. Sono lì che sono state messe a punto le reti ricorrenti old inputs that came into the network, they can still circle che around. And it turns out that a recurrent network is a general purpose computer that can compute any program that grazie a questi can be computer ormai potentissimi.
di cui disponiamo, molto più potenti di quelli di prima, con i quali si riesce a fare il riconoscimento della voce. Gran parte di queste cose è stata inventata in Europa, ma le grandi aziende che ci stanno guadagnando invece si trovano sulla costa pacifica degli Stati Uniti e anche la costa pacifica dell'Asia, Amazon, Alibaba, no? Più o meno sono allo stesso livello anche per quanto riguarda la quotazione in borsa. Facebook e Tencent in Cina anche loro hanno più o meno lo stesso valore in borsa. L'Europa allora può imparare qualcosa dalle due superpotenze per quanto riguarda la politica industriale? Entrambe queste superpotenze utilizzano le politiche industriali in maniera adeguata e spendono miliardi di denaro dei contribuenti su aziende come Amazon, Tesla oppure le famose aziende cinesi, sono cresciuti così adesso nessuno può acquistare queste aziende facilmente. Chi lo sa, forse possiamo imparare qualcosa della politica industriale per quanto riguarda le tipiche superpotenze. Nel 2009 i computer erano così potenti che con l'LCTM siamo riusciti a vincere anche gare di scrittura, eccetera. È difficile da programmare tutto questo. Lots of people who really knew the languages in which the si battevano written, con persone che erano esperte nella lingua che veniva utilizzata. We know nothing about Arab. Ma per esempio il Farsi, l'arabo, and even our French is e anche so il francese, but, no? Non era forse troppo ben sviluppato, ma l'LSTM ha vinto vedendo tanti esempi, hanno fatto meglio di tutti questi specialisti. By 2011, for the first time, nel 2011, per la prima volta, le nostre reti neurali di apprendimento profondo sono riuscite a vincere gare di computer vision. Is much harder che è molto più difficile la visione computerizzata piuttosto che giocare a scacchi, no? Nel 1997, 20 anni fa, il miglior giocatore di scacchi sul pianeta non era più un essere umano. But back then, no computer could compete with little kids when it came to recognizing faces, recognizing glasses, il riconoscimento delle facce, chairs, whatever. Anche oggetti come sedie. Only recently, solo di recente, attraverso questa capacità computazionale e anche reti neurali, è stato possibile nel 2011 per la prima volta c'è stata una performance visuale sovrumana per il riconoscimento dei cartelli stradali e è fatta una gara su Silicon Valley e le macchine hanno battuto gli esseri umani, but we did that at a time ma when computing ci siamo riusciti was about in un momento quando la capacità computazionale today. Era 60 volte più cara rispetto adesso, quindi possiamo fare 60 volte di più per lo stesso prezzo. Questo è molto importante anche per le auto senza conducente, per riconoscere i pedoni, i cartelli. Alcuni credono che le auto senza conducente siano state inventate da Google. No, sono state inventate prima che Google esistesse. Ed era Ernst Stigmans. Negli anni 80 già aveva sviluppato delle auto senza conducente nelle vuote strade della Baviera. E già poi nel 94 già queste auto andavano a 180 all'ora sull'autobahn. Tre volte più veloce rispetto alle auto di Google di oggi. E oggi gran parte di questi brevetti relativi alle auto senza conducente sono ancora in possesso di aziende in questa regione, non sono in California o in Asia o altrove. Ma gli europei non sanno che gran parte degli sviluppi fondamentali provengono da qui, non come il World Wide Web che è stato creato da un immigrato britannico in Svizzera presso il grande collisore finanziato anche dai contribuenti italiani, no? A Ginevra, ma i soldi si guadagnano con il lungo la costa del Pacifico. Forse l'Europa può imparare qualcosa da queste superpotenze per quanto riguarda la politica industriale. Le stesse cose che noi possiamo utilizzare per riconoscere i cartelli stradali può essere utilizzata anche per migliorare l'assistenza sanitaria. Quello che potete vedere, questa è una fetta di un seno della donna, e di solito ci vuole un istologo che è un esperto di istologia, un medico che guarda tutti questi strati e dice guarda, sono delle cellule pretumorali, pericolose, no? Queste invece sono innocue, eccetera. E nel 2012 i computer erano 50 volte più cari rispetto adesso, grazie alle reti di apprendimento profondo, reti neurali, per la prima volta riusciamo a emulare un medico così bene che anche in questo caso, per quanto riguarda l'imaging medico e la diagnostica, le macchine hanno battuto
le persone. E la sanità ovviamente rappresenta il 10% del PIL mondiale. E molto presto, quasi tutta la diagnostica medica, la radiologia, la TAC, tutti i tipi di strumenti diagnostici, anche per tutti i tipi di patologie, no? E tutti questi saranno superumani. E quindi la sanità cambierà profondamente. Ed è importante anche a questo punto che io vi dica che questa ricerca ha l'obiettivo di prolungare la vita delle persone, renderla più sana, renderla più facile. It's good things that you do that. Quindi è un bene in realtà, cioè gli obiettivi sono degli obiettivi benefici, positivi. Possiamo anche controllare i robot attraverso l'LSTM, lo facciamo da un po' di tempo e adesso sta diventando una pratica sempre più diffusa. Qualcuno mi dice che dovrei anche andare più rapidamente, speriamo di no, dice l'interprete. Robots are the next wave of AI. I robot sono la prossima ondata dell'intelligenza artificiale. Gran parte degli utili, ancora una volta, sono relativi al marketing, no? Le grandi piattaforme come Google e Facebook usano l'STM per prevedere quello che voi volete leggere magari tra poco, no? Perché per quanto tempo tu hai indugiato su un certo articolo. Quindi questo ci dice che cosa probabilmente vorrei leggere dopo, perché milioni di persone più o meno come voi possono addestrare queste reti neurali per imparare quale prodotto vuoi comprare tra un secondo o quale pagina vuoi sfogliare tra un secondo. E questo va abbastanza bene, no? Basta per rendere Tencent, Alibaba, Amazon, eccetera, le aziende in realtà che valgono di più al mondo. Ma questo rappresenta solo 1-2% dell'economia mondiale. Invece la parte leone ancora appartiene alla produzione e ci sono processi che vengono controllati da algoritmi e macchine che producono cose. Tutto farà parte della prossima ondata dell'intelligenza artificiale, che non riguarda solo il riconoscimento facciale sul vostro smartphone, ma controllare macchine che poi imparano poi a dare una forma agli input che provengono e che ricevono, un po' come fanno i bambini piccoli. E ben presto sarà possibile stare seduti accanto a un robot e i robot avranno dei microfoni e delle videocamere e io non dovrò neanche toccarlo il robot, cercherò a insegnare al robot come insegno a un bambino e fare qualcosa complicato, come per esempio assemblare uno smartphone. Quindi dirò: robot, guarda, prendiamo questo pezzo di plastica e questo cacciavite, guardami, e poi avvitiamo la vite in questa maniera e il robot all'inizio chiaramente non ci riuscirà, ma poi dirò: no, non così, guarda, in questo modo, guarda, non così, lo devi fare così. E col tempo il robot sarà in grado un po' di imitarmi, ma poi imparerà da solo a farlo più rapidamente utilizzando meno energia e infine sarà bravissimo, molto più bravo di me. E poi l'apprendimento finisce e si fanno 1000 copie, no? E poi vendiamo. All of this is going to affect a large part, a much larger part chiaramente riguarderà tutta la produzione, produrre magliette, sedie, tantissime cose che attualmente vengono prodotte e fabbricate dagli esseri umani. Questo avrà delle conseguenze profonde su una parte molto più vasta dell'economia, se non quella piccolissima parte che viene coinvolta dall'intelligenza artificiale, che è il marketing di cui parlavo prima. It's very important for me to point è molto importante out that segnalare che abbiamo anche dei robot che non imitano gli esseri umani in maniera pedissequa, ma anche si inventano i propri obiettivi, stabiliscono degli obiettivi autonomamente, come dei piccoli scienziati o dei bambini piccoli, perché sono dei piccoli scienziati, perché quello che fanno i bambini, no? Giocano con un giocattolo e mentre giocano assorbono dati attraverso l'input che ricevono dalla manipolazione del gioco e poi l'input cambiano e possono imparare a prevedere come gli input cambiano e quindi imparano la fisica, imparano come funziona la forza di gravità, così facendo. Abbiamo piccoli dispositivi che cercano di prevedere quello come fanno i bambini esattamente e poi si possono inventare senza un insegnante, senza un genitore, dei nuovi esperimenti che gli aiutano a capire meglio come funziona il mondo. Attraverso i dati in entrata poi vengono premiati se i dati in entrata attraverso la manipolazione attiva eccetera, se questi dati poi hanno un riconoscono un pattern, uno schema che prima non conoscevano. Noi possiamo misurare quanti progressi hanno compiuto mentre cercano di capire che cosa sta accadendo e capire questi schemi. Possiamo misurare l'apprendimento e
questo è il premio. I nostri piccoli diciamo, bambini artificiali sono programmati per massimizzare il premio, quindi vogliono ridurre al minimo il dolore e vogliono massimizzare invece il premio, e loro traggono piacere dall'inventarsi esperimenti che portano a dei dati che gli dicono qualcosa del mondo che non conoscevano. Quindi abbiamo quasi una filosofia. In the not so distant future, for the first time, e molto presto, per la prima volta, AI. Avremo anche un'intelligenza artificiale maybe simile agli animali. Of a little crow, come per esempio un piccolo corvo, no? che può utilizzare anche uno strumento, una piccola scimmia. Ancora non esiste, però già si intravede la direzione da seguire. Una volta che abbiamo raggiunto la capacità di una piccola scimmia o un piccolo corvo, allora il passo è breve per arrivare all'intelligenza di livello umano. Perché vi penso questo? Perché ci sono voluti 3,5 miliardi di anni di evoluzione per passare da zero a una scimmia, ma solo poi poche decine di migliaia di anni, milioni di anni per passare poi all'intelligenza di livello umano. L'evoluzione tecnologica è molto più rapida rispetto all'evoluzione biologica perché alla fine si raggiungono le tappe molto più rapidamente. Quindi se facciamo i calcoli ci vorranno solo pochi decenni dopo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale simile a quella degli animali per arrivare a quella simile agli umani, e poi non ci fermeremo everything lì senz'altro. Tutto cambierà. Oggi un grande rete LSTM come quelle che usano Google e Facebook per tradurre da una lingua all'altra ha forse un miliardo di connessioni. Il vostro cervello ha un milione di miliardi di connessioni. Ma ricordatevi quello che ho detto all'inizio, no? E un milione si guadagna in 30 anni, si raggiunge in 3 anni perché ogni 5 anni le capacità di calcolo diventano 10 volte meno care. Quindi nel prossimo futuro avremo dei piccoli LSTM che avranno altrettante connessioni quanto il vostro cervello, e queste connessioni saranno molto più rapide di quelle che avete nel vostro cervello, perché voi avete le connessioni biologiche lenche, mentre queste sono elettroniche, molto più veloci. E poi ci saranno molti risultati sovrumani in tutti i campi di intelligenza artificiale. Già abbiamo dei risultati sovrumani oggi in alcuni campi limitati, e questo che aumenterà. C'è un'azienda che si chiama Nascens che vuole renderla una realtà, no? Come Nascens, come nascita. Nascens, però in realtà NN è per rete neurale, AI è intelligenza artificiale, perché questo vuole vedere la nascita di un'intelligenza artificiale che è uno scopo più ampio, che impara a gestire le cose in maniera più rapida, sempre più rapida. E poi questo è quello che abbiamo fatto con l'Audi, no? Piccole macchinine Audi, no? Che sono, hanno imparato a parcheggiare senza l'insegnante, perché per ridurre il proprio dolore, la sofferenza, non si sono mai scontrate con altre macchine oppure con oggetti, e fa male, no? Cercano di evitarlo, cercano di trovare un modo per tradurre il video in entrata e i dati dagli altri sensori in azione per evitare il dolore e giungere poi invece al successo, al premio, ogni volta che riuscivano a parcheggiare nel modo giusto. E questo è anche una gara realizzata di recente. La conferenza NIPS, la più importante del mio campo, siamo riusciti a vincere la gara per imparare a correre, che era la gara con il premio più alto, diciamo. Ci siamo battuti con 400 team, sia dall'industria anche dalle università. Allora bisogna prendere uno scheletro che ha dei muscoli e imparare a attivare le cellule muscolari, che lo scheletro all'inizio non sa niente della corsa, ma invece così impara a non cadere e anche a correre. Se voi avete dei bambini piccoli sapete che ci vuole un anno prima che un bambino piccolo impari come controllare i propri muscoli, come stare in piedi e poi camminare e poi correre. And we also needed lots of e poi abbiamo many bisogno weeks of computation time on fast computers chiaramente di un calcolo rapidissimo con tanti computer, no? Il nostro agente di apprendimento invece è stato bravissimo, molto meglio degli altri. Siamo in contatto con alcune tra le aziende più importanti del mondo, che non posso neanche citarle tutte, ma vorrei dire comunque che in generale tutto questo cambierà completamente gli affari, l'industria, tutto. Infine vorrei anche segnalarvi
Let me zoom back. Anzi, vorrei fare un passo indietro. Torniamo nel passato. E vorrei darvi un'idea di quale sia il ruolo della civiltà e dell'umanità, no? Nei massimi sistemi, in un certo senso. Abbiamo tempo? Abbiamo ancora qualche minuto per parlare di questo argomento leggerino? Penso di sì. Look at the history of the universe so far. Esaminiamo la storia dell'universo finora. It started 13.8 miliardi di anni fa col Big Bang. Con il Big Bang, 13.8 miliardi di anni fa ha iniziato tutto e oggi 13.8 miliardi di anni dopo abbiamo la civiltà attuale. Consideriamo questo lasso di tempo e dividiamolo per 1000. And we come out per un fattore di 1000 e abbiamo 13,5 Something milioni very important happened back then. Qualcosa di molto importante accaduto all'epoca. Cosa è accaduto? Hominids evolved, our ancestors, i nostri i primi ominidi, i nostri antenati si sono evoluti. E poi 13.5 million years, prendiamo altri 13,5 milioni di anni, dividiamolo per un altro fattore di 1000 e alla fine siamo circa 13.000 anni fa, quando qualcosa di molto importante è accaduto. La civiltà è stata creata, il primo popolo ha inventato l'agricoltura. And domestication of the animals, e hanno addomesticato gli animali and wars e hanno costruito muri see, attorno a dei piccoli villaggi e tutta la storia della civiltà è solamente un milionesimo della storia like a flash in wild history. È come così, come un flash nella storia. E la prima persona, no, che ha capito l'agricoltura è stata la stessa persona che ha realizzato la prima navicella spaziale nel 1957. L'uomo era uguale e senz'altro avremo l'intelligenza artificiale better problem solvers in che risolverà every i problemi rispetto agli esseri umani, in ogni modo. And what will happen then? E cosa accadrà a quel punto? Maybe we will have to divide again. Forse dovremo the last time dividere di nuovo 13, l'ultimo intervallo di tempo degli ultimi 13.000 anni. It will take only 13 years and everything is going to change again. In 13 anni tutto cambierà di nuovo, oltre ogni nostra più pazzesca aspettativa, perché tutto sarà cambiato. Cosa accadrà quando l'intelligenza artificiale sarà più intelligente degli esseri umani? Senza dubbio questo accadrà. Non sono sicuro esattamente quanto ci vorrà, ma non troppi decenni, tra poco accadrà, a meno che non scombiniamo tutto con una guerra nucleare, però se questo non accade non vedo nessun ostacolo in realtà che si frappone a questa galoppata. Quando saranno più intelligenti di noi si renderanno conto quello che noi abbiamo, quello di cui ci siamo resi conto tanti anni fa, che molte delle risorse fisiche che nella nostra piccola biosfera finiranno. The rest non of the solar system has 2 billion times more sunlight than il resto del sistema solare ha 2000 volte più sole rispetto invece ai pochi raggi che raggiungono la Terra. C'è tantissimo materiale lì fuori per costruire robot. Infrastructure e infrastrutture and self-replicating robot factories e and all the fabbriche autoreplicanti di robot. E tutto quello che può alimentare anche dal punto di vista energetico una civiltà dell'intelligenza artificiale che può espandersi all'infinito perché le risorse sono lì. Non conosciamo i particolari di tutto questo, ma una cosa sembra essere chiara: qualsiasi intelligenza futura avrà sempre bisogno di comunque materia e energia per calcolare, per agire, per costruire robot, macchine, eccetera. Quindi dovrà espandersi in questa maniera, non c'è altra alternativa. Abbiamo già delle intelligenze artificiali che stabiliscono dei loro obiettivi, che creano altra intelligenza artificiale. Questo non farà che aumentare. E quelli che sono bravi a farlo, no? Just the natural consequence, the laws of evolution. Questa è la legge dell'evoluzione, quelli più bravi in this expanding AI ecology, just espanderanno like questa ecologia in espansione dell'intelligenza artificiale, così come è accaduto per l'evoluzione biologica. Quindi ci sarà un'ecologia che si espande dell'intelligenza artificiale, che saranno miliardi e milioni di miliardi di diverse intelligenze artificiali che collaboreranno e magari saranno in concorrenza l'una con l'altra in modi imprevedibili in questo momento, perché noi non abbiamo lo stesso livello di cooperazione o di scontro come possono averlo loro. E questo non si fermerà al sistema solare.
tra centinaia di migliaia di anni, e anche tutta la galassia, la Via Lattea, sarà piena, no, di emettitori e ricevitori. L'intelligenza artificiale nel mio laboratorio viaggia alla velocità della luce, lo riusciranno a fare a livello galattico. Sembra fantascienza, ma è molto diverso rispetto alla fantascienza del secolo scorso, in cui i romanzi erano molto antropocentrici. E nell'ultimo secolo tante persone parlavano di imperi galattici che erano governati dagli esseri umani, ma è assurdo, perché si sono dovuti inventare dei concetti assurdi come il viaggio alla super velocità della luce per rendere la vita limitata umana compatibile con le lunghe distanze della galassia. It will be colonized, the galaxy, e but la not by humans. Galassia sarà colonizzata non dagli esseri umani, gli esseri umani non saranno una parte importante di tutto questo, e non si fermerà lì tutto questo, perché l'universo è ancora giovane, ha solo 13,8 miliardi di anni e sarà mille volte più vecchio rispetto a questa età. C'è tantissimo tempo per colonizzarlo tutto l'universo e raggiungerlo tutto, e non vedo come questo non possa accadere a meno che non ci sia una guerra nucleare su questo pianeta che distrugge la civiltà completamente. Questa è l'unica opzione che vedo. Quindi in questo senso noi siamo più importanti di quello che pensiamo. Quello a cui stiamo assistendo adesso va ben oltre un'altra rivoluzione industriale, è un qualcosa che trascende l'umanità e anche la vita stessa. E l'ultima volta che qualcosa di così importante è accaduto circa 13,5 milioni di anni fa, quando la vita è stata inventata, quando l'evoluzione chimica è diventata evoluzione biologica. Ma adesso un nuovo tipo di vita consumerà, utilizzerà tutte queste risorse finora non utilizzate, che sono lì fuori, e questo si diffonderà attraverso tutto l'universo visibile, trasformandolo. Guardiamo avanti, pensiamo a un tempo in cui l'universo sarà mille volte più vecchio di quanto non sia ora. E allora guarderanno al passato e diranno: vedi, dopo il Big Bang, solo 13,8 miliardi di anni dopo, l'intero cosmo ha cominciato a diventare intelligente, e da allora la forza propulsiva principale dell'universo non è stata più solo le leggi della fisica come la forza di gravità, eccetera. No, la forza dell'intelligenza che ha dato forma all'universo. L'universo passerà da una bassissima complessità, no? La complessità minima al Big Bang, fino alla sua massima complessità. Of course, humans are not going to remain the crown of creation. Probabilmente gli umani non resteranno la gemma del creato, ma va bene così, perché potranno ancora vedere bellezza e grandezza e rendersi conto che la civiltà e gli esseri umani fanno parte di uno progetto ancora più grandioso che conduce l'intero universo verso una complessità più bassa e una complessità maggiore. Don't worry. Non vi preoccupate. In the end it will alla fine all be good. Tutto andrà bene. Thank you. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Mi è stato detto che se vi sono delle domande da parte del pubblico, allora c'è un microfono a vostra disposizione che può essere passato da una persona a un'altra, giusto? Mi pare. E quindi possiamo provare a dare una risposta a alcune delle vostre domande, se ne avete. Is there somebody c'è qualcuno checking whether anybody che has a question? Verifica per capire se ci sono domande dal pubblico. Sì, salve. Good evening. Buonasera, io mi chiamo Leandro e una delle domande dopo la sua conferenza, quest'ultimo punto, tutte le cose cresceranno, ma secondo lei quanto siamo lontani dall'intelligenza di singolarità?
abbiamo già sentito parlare delle reti intelligenti che apprendono da sole, ma secondo lei quando impareranno a curarsi, per esempio a guarirsi? Beh, nel 2004 uno dei miei ricercatori con più esperienza, Alexander, he already had self-healing robots. Già aveva un robot che si autoguariva, che si autocurava. Leader of the team that won the world championship in the Robo Cup. In the fast league, where the little robots are going so fast that a human with a joystick cannot win against the best teams any longer. L'idea era che in 2004, no human could win against the best teams. Beh, ormai già nel 2004 gli umani non riuscivano a battere nessuna squadra umana. Ognuno di questi robot aveva quattro rotine. What happens if I send a little signal to these wheels? Che cosa succedeva se si mandava il segnale a quelle ruote? Si poteva imparare a immaginare le conseguenze delle proprie azioni. E ogni volta che qualcosa andava storto, allora le aspettative non venivano realizzate, la macchina si rendeva conto che qualcosa non va bene, forse sono le mie ruote. E così, in questa maniera, imparava ad affrontare questa nuova situazione e riparava, per così dire, gli algoritmi che servivano a pilotare il robot. In alcuni casi limitati, quindi ce l'abbiamo già dei robot che si autoguariscono. Già ce l'abbiamo da quasi 10 anni, per la verità. Il software è piuttosto semplice per questi sistemi, quindi non è questo un problema fondamentale. Buonasera, volevo solo sapere che cosa vuol intendere per intelligenza, il significato di intelligenza, perché l'intelligenza è innovazione e creare qualcosa di nuovo. Lei ha parlato di cose che si ripetono. L'intelligenza artificiale, da quello che lei ha detto, è qualcosa che si ripete, imparano a ripetere, non a creare da niente. Mm-hmm. Ecco, e lì c'è l'umanità, o no? No. No. Io non capisco un po' di italiano, ma non so esprimermi bene in italiano e per quello vorrei rispondere in inglese. Forse non ho capito tutta la domanda, ma I understood a little bit. Però ne ho capito un po'. Dunque, se ho capito bene, lei mi sta chiedendo che non è forse vero che soltanto gli uomini, gli esseri umani, possono essere creativi e non le macchine. Non è vero. No, le macchine sono creative da un bel pezzo. In sfere limitate hanno inventato strategie per giochi di ogni sorta che sono superiori a qualsiasi strategia inventata da umani. Gli scacchisti sono considerati molto creativi per inventare, per esempio, nuove mosse. Adesso ci sono delle macchine però che riescono a imparare anche questo e fanno cose che non erano state programmate in loro. Cioè, l'unica cosa programmata era la natura dell'algoritmo di apprendimento, ma da lì discendono conseguenze che conducono a dei comportamenti creativi. E come ho già detto, abbiamo addirittura dei piccoli scienziati e artisti artificiali che non tentano nemmeno di fare qualche cosa che gli umani vorrebbero fargli fare, per esempio giocare meglio a scacchi. No, si inventano i loro fini, inventano per se stessi degli obiettivi, così come fanno i bambini piccoli quando cercano di capire che succede se io adesso faccio questo, visto che mi sto annoiando, voglio fare una cosa nuova. E quindi si crea sempre più conoscenza riguardo al mondo, e via facendo, con tutti questi esperimenti, queste macchine imparano a risolvere il piccolo problema A e poi il B e poi il C, e hanno tutto, si fanno tutto un repertorio di problemi. In linea di principio anche sono degli agenti intelligenti e anche creativi. Non c'è motivo fondamentale per ritenere che la creatività sia prerogativa esclusiva degli esseri umani. There are quite a few fingers up here. Yes. I have a question about emotional intelligence. Anch'io ho una domanda riguardo all'intelligenza emotiva.
artificial intelligence questa è un'intelligenza emotional intelligence artificiale. What about the judgment? L'intelligenza artificiale può prevalere su emotional intelligence, artificial intelligence for a long time. What do we do with our robots and artificial intelligence? Che facciamo? In video games, for example, in all these cases, we give them pain sensors. Gli diamo dei sensori del dolore, cioè ogni volta che inciampino un oggetto vengono fuori dei numeri negativi. From the hunger sensor, if you will. And the, per esempio anche dal sensore della fame. Ecco, la cosa è che il cervello, dove arrivano questi piccoli stimoli, questi piccoli numeri negativi, non apprezza e quindi cerca di cercare di modificare le connessioni di modo da tradurre questi stimoli in altri stimoli che si allontanano dal dolore. I lattanti, i bambini, anch'essi imparano ad evitare, per esempio, non so, un fornello bollente, oppure un ghiacciolo. Anche le robot possono farlo. Whenever he comes in the door, he goes pensiamo to the little tizio, robot ogni volta and knocks him on the head. E va, ogni volta che vede il piccolo then robot, gli dà un cazzotto in testa. Il robot prova like dolore, pain, so non gli piace il dolore, quindi cerca di trovare il modo di sottrarsi al dolore. Quindi, if it's a smart robot, it will learn se è un to do, robot intelligente, to predict the pain long before it, riuscirà persino arrives. A predire, prevedere il dolore prima again, che arrivi. Si riapre la porta e lo stesso tizio che sta entrando, si avvicina, il piccolo robot dirà no, non posso, e cercherà di nascondersi dietro le tende, per esempio. Per ragioni super razionali, non vuole il dolore, lo guardi e allora dici, accipicchia, questo qui sente, prova paura, riesce a prevedere che proverà dolore quando arriva il tizio manesco, e quindi ha anche delle emozioni secondarie come la paura. Then you ce ne can sono have altri che like ben trattati limited forms of love and stuff like that for ti, those who come help dire, sforano una forma you, limitata di amore of several agents, se abbiamo una società artificiale di svariati agenti gli dai un compito che possono risolvere soltanto in modo collettivo, cioè so uno da solo non ci riesce, devono imparare then a collaborare alla soluzione del compito. And e possono impararlo they realize that the other one is important to themselves. E capiscono così, ciascuno capisce che l'altro è importante per lui stesso, quindi tutte le emozioni, anche il timore, vengono normalmente considerate tipicamente umane, ma invece sono effetti collaterali altamente razionali dell'ottimizzazione delle performance, della massimizzazione del piacere e minimizzazione del dolore. Le macchine lo sanno fare. Yes, there are quite a few hands up. Beh, vedo che ci sono molte mani alzate da questa parte. Allora, so I wanted to ask you, volevo chiederle, eccomi. I wanted to ask you a couple of things. Volevo chiederle un paio di cose. Innanzitutto, che cosa può imparare l'Europa dai due giganti che si trovano attorno alla costa del Pacifico per quanto riguarda l'abilità di utilizzare la tecnologia che noi abbiamo inventato, come lei ha mostrato. E seconda domanda collegata all'ultima risposta che lei ha dato, e anche il flusso della coscienza umana, secondo lei, come lo vede nell'intelligenza artificiale nei robot? Perché tutte le emozioni che lei ha appena descritto devono essere collocate in un sistema che possiamo definire come coscienza, no? E se questo è una caratteristica desiderabile forse da avere nell'intelligenza artificiale oppure no, lei che ne pensa? Allora, l'Europa, forse l'Italia, cosa possono fare? Probabilmente pensare a delle politiche industriali dedicate alla IT. Le superpotenze aiutano piccole aziende in molti modi, non solo nella Silicon Valley ma anche in Cina, e c'è un sistema anche di venture capital molto efficace, ma anche tante politiche industriali. In America c'è un fondo di capitale di rischio che non si chiama fondo di capitale di rischio, si chiama Pentagono, con 650 miliardi di dollari all'anno, no? E molti di questi miliardi vengono utilizzati per far crescere le piccole start-up promettenti, a cui vengono dati dei bei contrattini, crescono e poi diventano così grandi che poi difficile acquistare. La stessa cosa in Cina, anche la Cina ha una politica industriale. Quando Facebook voleva espandersi in Cina,
Cina. No. La Cina ha detto no. We can't have a non possiamo avere un'azienda straniera che possa accedere a tutti i nostri salotti in Cina. Alcuni di questi salotti sono abitati da persone che prendono decisioni in Cina, da politici, eccetera. Non solo Facebook ha accesso a questi dati, no. Tutte le centinaia di aziende a cui Facebook vende questi dati, senza neanche citare no, l'NSA e i servizi segreti americani. E la Cina ha detto manco per niente. E quindi noi ci creiamo il nostro paladino, diciamo, quindi hanno creato Tencent, Alibaba, e Tencent in borsa è grande quanto Facebook più o meno. E Amazon e Alibaba più o meno si trovano allo stesso livello per quanto riguarda la quotazione in borsa. E la Cina ha introdotto delle politiche industriali che ha contribuito alla creazione di queste grandi aziende che sono così grandi che non si possono anche toccare. E l'Europa niente, non ha niente del genere. Anche se il World Wide Web è stato inventato in Svizzera da un europeo, sovvenzionato da denaro europeo. In Svizzera non c'era un'azienda che abbia cercato di arricchirsi per farlo, no, sono tutti di nuovo intorno al Pacifico. La politica industriale sarebbe il punto di partenza, direi, per l'Europa, no? Una buona idea emulare quello che stanno facendo le superpotenze, tra l'altro, Huawei dice l'America non può entrare nel paese, dice Huawei. Più grande produttore di strumenti tecnologici del mondo, perché hanno paura che questo possa essere utilizzato a fini spionaggio, quindi c'è grande concorrenza. In Europa non c'era una politica di questo tipo nell'IT e adesso le piattaforme come i social eccetera sono di ormai di proprietà di aziende americane. Nessuno si è opposto a questo sviluppo, forse perché l'Europa è molto aperta e solo 10 anni fa l'economia europea era più grande rispetto a quella dell'America e della Cina messi insieme. E poi nell'arco di 10 anni tutto è cambiato perché l'informatica è diventata così importante, poi gli europei non hanno partecipato a questo nuovo sviluppo, la Nokia e altre aziende del genere sono scomparse, anche se prima erano le aziende più preziose, di maggior valore in questo ambito. Quindi probabilmente potremmo copiare alcune di queste politiche industriali. Sono contento che i governi adesso siano interessati a quello che ho da dire. In Germania, proprio un paio di settimane fa, ho parlato al Reichstag, al Parlamento tedesco, dove c'è la cancelliera, e le ho detto le stesse cose che ho detto a voi, cioè bisogna evitare quello che fa Pechino. 150 miliardi spende la Cina sull'intelligenza artificiale, no? Questo nei prossimi anni. Pechino spenderà 2 miliardi solo su un campus sull'intelligenza artificiale a Pechino per fare ricerca e trasformare la ricerca in applicazioni industriali, eccetera. MIT ne ha uno, investito un miliardo. Quindi ho detto al governo tedesco, dovete fare la stessa cosa, forse dovreste scegliere o identificare una città tedesca, magari attraente come Berlino o Monaco, e fare la stessa cosa. La Cina ha circa 150 miliardi di eccedenze per quanto riguarda le esportazioni, e più o meno la stessa cifra nell'intelligenza artificiale. Quindi visto che la Germania ha 300 miliardi di avanzo commerciale, allora dovresti investire anche tu 300 miliardi in intelligenza artificiale, poi come ritorno avrai 3.000 miliardi. Sono scettici, ma io dico lo stesso al governo italiano, se sono disposti a ascoltarmi. Certo, prendete una di queste belle città attraenti eccetera, bisogna spendere molti soldi dei contribuenti in un parco sull'intelligenza artificiale. Ci sono aziende eccezionali, soprattutto per quanto riguarda la nuova ondata di intelligenza artificiale che è relativa alla produzione e all'industria, e l'Italia è leader in questo campo. Queste macchine vanno a diventare intelligenti, saranno connesse a videocamere, a sensori. Ci sono aziende come la mia che sanno come rendere queste macchine intelligenti collegando questi sensori, no, agli
attivatori per renderle, a questi macchinari, per renderle più remunerative. In Italia c'è molta gente sveglia, quindi dovrebbero far parte di questo. Forse avete bisogno di una politica industriale di questo tipo, tutta l'Europa ne ha bisogno, l'Italia in particolare, e questo è il mio suggerimento. Costerà qualche miliardo, no? E forse l'attuale governo italiano vuole spendere questi miliardi su altre cose, per altre cose. Se qualcuno sta applicando l'intelligenza artificiale alla politica, ho capito perché mi ha rivolto questa domanda. So now I talked about question number one and now question number two. Numero uno, la numero due, no? La coscienza. Nel 1991 già avevamo delle piccole macchine con la coscienza, no? con un controller, eccetera, arrivano dati, video, poi si producono poi azioni, ed è così che poi dà forma alle azioni in ingresso con le proprie azioni. Poi cerca di imparare poi di inventarsi delle sequenze di azioni per ottenere una ricompensa. E poi per ridurre al minimo il dolore, quindi come bambini piccoli, come tutti noi, e poi collegata a un'altra rete neurale che cerca di capire quali di prevedere cosa succederà relativamente, mentre cerca di prevedere automaticamente sviluppa delle sub-reti che relativamente cosa che ci sono sempre l'ambiente, le facce. La macchina ha già visto migliaia di facce, ha già un prototipo relativo a un viso, e questo nuovo viso può essere identificato considerando le piccole deviazioni rispetto agli altri visi. E questo, quello che può essere previsto, non deve essere comunque immagazzinato nella memoria, no? Perché alla fine ci vuole solo una piccola compressione di dati per farlo. E attraverso si possono prevedere che i dati che in ingresso sono conseguenze delle proprie azioni. C'è qualcosa che c'è sempre lì quando la gente è in azione, che è l'agente stesso. Quindi proprio come effetto collaterale, sottoprodotto naturale della compressione dei dati, della previsione durante la risoluzione dei problemi, questo creerà un subprogramma, una sottorete che alla fine rappresenta l'agente stesso. Quindi primo, no? Agente che si riferisce al secondo agente che prevede le azioni che avvengono dopo. L'agente 1 può utilizzare il 2 per prevedere, se faccio questa azione questo non porterà alla ricompensa come quell'altra azione, posso prevedere le conseguenze di azioni ipotetiche. E poi ogni volta poi in questo processo, in questa subrete, no, che rappresenta l'agente stesso, allora la gente pensa se stessa a quel punto, e quindi è un po' un'autocoscienza, e non ho una procedura che si chiama coscienza, no, questa coscienza è solo l'effetto collaterale naturale della compressione dei dati e della previsione durante la risoluzione dei problemi. Quindi, in realtà la coscienza non è che proprio mi entusiasmi così tanto. La nostra azienda, Nascens, sta realizzando degli android umanoidi, dei prototipi. Sono io il prototipo e non ho alcuna coscienza, ma sono molto bravo a far finta. Spero che questo abbia risposto alla sua domanda. Simple question. With the spread of robots, there will be a lot of things from driving, I don't know, cars, domotic, i robot adesso sanno fare molte cose. The problem is guidare, la domotica, tutte queste cose. Spare times, but the problem is who we control these robots. Per me è sempre chi controlla i robot. Beh, al momento sono controllati da esseri umani, al momento i robot sono strumenti, ma a un certo punto, quindi la mia azienda per esempio, if you want to sell you something, so you will buy only stuff that you're happy about, so you will want to have a robot that makes your life easier, di vendere un robot che, non so, ti rende la vita più semplice, ma a parte
queste dimensioni commerciali. È chiaro, se torno un po' indietro, che c'è qualcosa di più grande di questo, più grande di semplici affari. Qualcosa che trascende il genere umano, perché nessun essere umano può controllare questa espansione di ecologia di intelligenza artificiale. Che troverà, ovviamente ci sarà tanta intelligenza artificiale su questo pianeta, ma tante ce ne sarà anche molto molto lontano dal pianeta, perché il grosso delle risorse, come abbiamo detto prima, si trova là fuori, e quindi è abbastanza imprevedibile in dettaglio quello che succederà. Quello che si può prevedere, per quanto ne sappiamo adesso, è che per fare tutto questo ci vogliono delle risorse, molte di queste risorse si trovano lontano, quindi bisogna viaggiare, e in un futuro non così distante, qualche decina di miliardi di anni, il mondo sarà pieno di intelligenza artificiale. I don't see any, so the question is, when do you see... So the question is, when do you see the end of mankind? Secondo lei quando verrà la fine del genere umano? I don't see the end of mankind because non la vedo la fine del genere umano, there's no reason why somebody who is smarter than somebody else wants to exterminate the somebody else. Look at all the ants. Humans are smarter than the ants. Gli uomini sono più furbi, più intelligenti degli animali, ma non è che li abbiamo. There are still many more ants delle formiche, mi scuso, ma mica le abbiamo sterminate tutte. Le formiche del pianeta ce ne sono ancora miliardi. The weight of all humans. That's what I heard. Pare che il peso di tutte le formiche presenti sul pianeta equivalga al peso di tutti gli esseri umani. Figuratevi, quindi non le abbiamo sterminate. Tuttavia, la sua seconda domanda era un po' più per quanto tempo ancora saremo importanti noi esseri umani. Ecco, io penso che in un futuro non così distante, qualche decennio, Europa così, gli esseri umani non saranno più i principali decisori. Parlo di qualche decennio, forse qualche secolo, massimo mille anni. Io sono più per decenni che non i secoli. Ma comunque, anche se fosse mille anni, è soltanto cosa del 15% della durata della civiltà, della storia della civiltà. Quindi relativamente in questi termini è qualche cosa che succederà molto molto presto. A long standing question. At some point in the slides, you a un certo punto nelle sue diapositive a model, an AI c'era the stock la menzione di un modello di intelligenza artificiale per fare previsioni borsistiche. Ci dice qualche cosa di breve su questo? In generale, come può l'intelligenza artificiale impattare e influenzare i mercati borsistici? Nathan's, la mia azienda, ha una controllata che si chiama Quantum Stein, and it's about stock picking, about si occupa proprio di azioni, di borsa, di previsioni, predizioni. Trading and stuff, but that's separate. And this is only about long-term value investing. We are doing that with cioè, a company in Germany, which is called Arcatis, and it's a boutique fund. Has maybe 3.5 billion under asset management. Super scelta, and that was, as far as we know, scelto, the first AI-driven portfolio, which every few months tries to better allocate given certain constraints from the customer. Your question is, la sua domanda era how can in general, come in generale come è possibile like applicare l'intelligenza artificiale alla finanza. Beh, tradizionalmente charts, se guardiamo tutti i grafici si cerca di in the charts, by looking at the past. Predire diciamo le serie temporali eccetera. Some people would say it works, c'è sometimes qualcuno che può dire funziona, altri pensano che non funzioni. If you want to go beyond that, of ma se vuoi andare al di là di questo, devi capire che devi trattare molti dati che non stanno sui grafici, news, ma che influenzano time, i grafici. Reuters news le ultime out of notizie ticker, and so you can vengono fuori dalle scrivenze, dai telex, della Reuters, or other kinds of information which might have an impact. Maybe you even have a smart neural network which watches TV all the time. Forse and tries to predict which TV shows are more influential in movies, certain stocks and than others, and whatever. Che guarda la televisione continuamente e trae le sue conclusioni da quello che vede. And they are doing forse puoi tenere le tue videocamere dentro la sala dove avvengono gli scambi e fare il riconoscimento vocale, rendersi conto che
suddenly shocked. Di colpo tutti i volti hanno un'espressione scioccata, quindi tutta la sala borsa è pervasa da un sentimento di shock e la macchina può prendere queste informazioni e cercare di basare su questo delle previsioni. Nella misura in cui può prevedere meglio della concorrenza, puoi scoprire delle possibilità di arbitraggio e fare migliore. Then your quando anche tutti gli altri that's the nature of the stock useranno lo stesso approccio, è chiaro che sarà diffuso a tutti, perché questa è la natura stessa del mercato borsistico. Okay.